E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in una puntata della serie In Trentin, sena al 198esimo episodio. Mi tenerò il 199esimo per fare un mister e il 200esimo per saluti finali e ritrovo, non vi dico dove, ma qualche dun potrebbe già capire. E ancora in FN in giretto tranquillo, vi fa vedere anche che è impossibile trovare le X qua ogni volta perché col tracciamento del volto che è delle comodità ma non sempre, e diria che potreste anche, come dire, ciappar l'onda e nar a fare un po' di forestale per questo terz'ultimo episodio. E quindi, cari ragazzi, qua si parte da una zona che sta fatta e che sta usata purtroppo molto poco, che è la zona di gente del terzista forestale, ben presente in questa carriera, perché, come dire, ragazzi miei, qua, ma mamma mia, cioè, sto per dire altro, ma è il vasto fend, qua basta calcare l'acceleratore che lei è un missile, comunque vabbè. Carriera da terzista forestale, ha diversi mezzi, zona antica e zona nuova. Parlo da questa per far vedere la zona e per non farvi vedere che resta la Premos in campo da 70 mila anni, ovviamente i lavori inviati e mai finiti. Stiamo finendo la serie e stavolta a 3 episodi dalla fine. Vi dico anche, per chi che magari sa di Smishan Koi e non sapeva niente, ma penso che oramai lo sapete tutti, uscirà Farming Simulator 25, che Claxon Massa Bass che il Gas to Fan, però il sound che il Gun cabina qua, ragazzi miei, smettile, è sempre una garanzia. Comunque uscirà Farming Simulator 25, ormai l'è assodato, il 12 di novembre uscirà per PC e per PlayStation, spero di non sbagliare strada, teoricamente una che ne è, ma secondo me sto sbagliando strada o no, adesso vedremo. In caso ne trovi direttamente il doppio di Wesser senza dirvi niente, mi pare invece avuto un altro episodio, ma ormai capì che non ho nixo. Da una piccola percentuale le stufte farming non lo vuol più vedere, no scherzo, sarei contento di vedere appunto novità, perché i 3 anni secondo me è tanto, lì sono che non si stufa, per carità, infatti non sono stufte farming, lo stufa un po' di appunto magari qualche robetta che non funziona, il discorso stesso del salvataggio, metto dentro mode, quella mi è pesi da zugar col gioco base, potendo però manca sempre qualcosa. Sperente quindi che con sta uscita, visto che è PC e console, ma non è le PS4, non avendo da parlare, ripeto, sono dalla banda e mi dispiace per gli amici che la ga, però capì che prima o dopo doveva succedere, cioè dopo vedo i commenti invece di qui che probabilmente il ga dei 6 anni e sulla carta d'identità che ne ha 4, no, cioè sulla carta d'identità Dese dopo realmente gli è 4, e si lamenta che che brutto il 25, sarà brutto perché non è per console. Ragazzi, cosa dovete fare? Così la funziona, sto pensando su girarlo, no? Ma vabbè, dobbiamo farsi una ragione, prima o dopo doveva succedere, prima o dopo doveva succedere e succederà al 12 di novembre. Mi qua mi incastro qua, dopo che penseremo come fare a girarne, tanto noi i nostri bei lauretti. Senti che minimo che ga, tra l'altro mi non capisco una roba, si fa rifaretti, boh. E niente, mi preme quasi smorzarlo, che roba, bellissimo. Niente ragazzi, quindi sarà un nuovo capitolo, sarà in Asia, col riso, con spinaci, con i bufali, con diverse robette. L'unica è da capire, come dire,
Ma chi sente a posto o no? Che qualcosa non quadra. La cabina, ragazzi miei, secondo me bisogna che la sia sistemata. Niente, ero convinto che la cabina dovesse andare per aria più alta, ma si vede che così, così l'è. E vabbè, noi intanto ne spostiamo anche un po' qua per arrivare comodi, sperando che il pipe dovrebbe arrivare lì giusto, si spera. E niente, quindi sto farming simulator, ragazzi, il ga delle novità, il ga vende le aspettative tutti, non si sa ancora ben come sarà, quindi è inutile trarre conclusioni al momento. Sicuramente disentono che sta mega effetto wow, da dire oh sì, finalmente gli ha messo il terreno dinamico, oh sì, finalmente Gel Mercedes come brand, oh sì, finalmente non so che altro. John Thor tutto un po' con le pinze e aspettare, ma mi sa che il pipe veramente non arriva fin lì, quindi appena roba di questo genere, ragazzi, perché qua la vedo dura. Non sistema in qua e Vardense per caso, bom, qua il ciapa, allora fin gli altri tronchi senza problemi. Però mi sono convinto che sta cabina, come si dice, la gada del nane, perché doria credo seguir meglio quel che fago e anche alzarsi, non so perché questo ricordo mi capita di spesso ultimamente, anche insieme a tutti i milioni di aggiornamenti che fa Giant, che se inciodo i mezzi bisogna ricaricarli tramite Easy Development Controls. Ecco perché mi sarei content che tante robe le diventasse dei default sul gioco, così se mette poche mod script e gli script che è dopo si adatta, cioè quel che fa la mod deve adattarsi ai script che ha, pensate certi script particolari che su una mod funziona, su altre no, il gioco a volte va, a volte no, bisognerebbe uniformare un po' il tutto. Comunque si diceva sto 25 che si va in Asia con i bufali, col riso, con le piantatrici strambe, i dis di sto ground deformation ancora non sa capì ben cosa si intende, che è un sacco di speculazioni da parte di tutti, giustamente anche, però che sia un che sa qualcosa non è nessuno, perché non lo sa, non sa noi che siamo partner, probabilmente non sa neanche la Giants che la sta facendo il zoo, no, non so, scherzo, però che è qualcosa che non quadra, vedremo. Quindi finché non vedrò i gameplay e soprattutto finché non riuscirò, e si tratterà di se l'esce il 12 novembre, probabilmente me lo darà 3 di prima, quindi probabilmente ne vedremo il 12, dovrebbe essere martedì, o da controllare. Mi auguro e spero che venerdì, sabato, così venerdì prima arrivi a sto zocco e partner, così si ha tutto il weekend a mostrarlo, cioè, altrimenti di martedì è un po' un casotto per tutti. Bom. Quindi vedremo, quindi finché non vi metto su mi le sate, come si dice, le man, non saprò dirvi se l'è valido o no. A vederlo sì, ammetto che par quasi M22, però non M22 set e basta, M22 migliorato. Ma a volte mi domando, tanti guarda e giudica il libro della copertina, mi piacerebbe sapere se ad esempio, però non lo so questo, se è questa vera deformazione del terreno di qualche tipologia, se la fisica l'è veramente migliorata tanto, allora la grafica per conto mio, oltre che si vede già che l'è migliorata comunque, perché lasciando a peoti poretti qui della generazione vecchia dei console, i pol spingere di più, quindi la grafica potrebbe essere anche questa, perché sinceramente, ragazzi miei, parche farmi 22 sente qua mezzo schifo, vuol dire, lo so, considerando che non è anche altri giochi, ecco quello è il problema, e la fortuna è il problema, fortuna che esiste sto gioco, se no se non lo avessen non saveressen sa che staressen perdendo. La disgrazia è che appunto essendo praticamente l'unico, non avendo concorrenza, fa il bello e il cattivo tempo. Dopo da una banda mi domando se è così facile, vabbè che sono runner, magari sì, ok, però
è tutto così facile fare terreni, coltivazioni, e di solito quando una roba la va è sempre qui che copia. Se fosse così facile, mi domando che finora non è stato un vero concorrente di farming che ha fatto quel che volendo. Allora mi vengono da dire due robe: o è difficile, ma non credo, perché insomma che ne è giochi, basta volerlo e basta impegnarsi, dopo basta però pagarli, perché Zen la vuole tutto però non la vuole mai pagare niente. Oh sì, ma no, ma perché è sempre così, se tanti pretende ma dopo però i voleri anche che la casa che ti sa il gioco gratis per loro. Ma vabbè, e tra l'altro sarete pieni della no, sta gettando ancora. E boh, oppure l'alternativa è che nessun ga vuole fare un gioco troppo tra virgolette difficile o pesante a livello di gameplay, non pesante per muoverlo il gioco con sia computer, console eccetera, perché ripeto esiste anche SnowRunner, però l'è abbastanza arcade su diverse robe. Non voleria che nessuno si sia impegnato a fare una cosa di morir ghedreo l'agricoltura, perché dopo mi domando realmente insieme ragazzi, realmente quanti che ghedugheria, non più milioni di giocatori ma migliaia, immagino. Sicuramente sareste contenti, però capì che dopo diventa veramente un impegno, diventa una roba reale, finta ma reale, reale ma finta, non so se mi spiego. Quindi bisogna sempre che sia un po' di, come dire, un giusto bilancio delle cose per conto mio. Quindi vedere, l'unica è vedere, aspettare ancora, non si può trarre secondo me troppe conclusioni al momento, per il semplice fatto che il materiale che abbiamo visto è proprio l'inizio, rispetto a 4 mesi di novità, tanti magari si ricorda poco, ma quando è uscito il 22 chi l'ha annunciato non è che ha di tutto subito, ma tante robete si è scoperte strada facendo. Dopo può essere che sia un bel 22 aggiornato, nuovo, potenziato, eccetera, senza le ricche grosse novità di sto terreno, che però che sarà l'acqua, non so se come irrigazione, però già che l'ha introdotto come acqua, diciamo, per allagare i campi stile Italian Rice, quindi proprio per un discorso di come dire riso, guarda che roba qua, la panca fora mi sa, forse l'è pien, non si sa. Adesso puoi proprio vedere come farò una rendereo, ma chi l'è? L'è impazzito ragazzi, è impazzito. Vedi la compatibilità mod, che roba bella. Tra l'altro chi che viene ancora uno che di gente rompe un pochino, questo devo attorlo così, perché sennò ah no, non si riesce neanche, quindi guardiamo se si può fare una roba di questo genere. E niente ragazzi, quindi l'unica è aspettare, vedere, trarre conclusioni quando saremo a un buon punto di dire ok, adesso posso esprimermi, perché ho visto, perché ho provato, mi stesso vedrò. Come fa a dirvelo adesso se sarà un titolo bello brutto? Mica spero, la nostra passione, per alcuni diventa proprio veramente una passione, come dire, che è mai contenti, altri invece che va bene qualsiasi roba. Mi meschiero più quasi sempre e spesso nel campo ottimistico, nel senso sono contento che sia, perché se non che fussa mi sarei qui che si lamenta che non va bene farming 25 dicendo ah ma non lo fa più, che non sto di rinomi gli aggettivi che metteria, che lazzaroni direbbero, che bricconcelli, baracchi, come se scassa quando uno lo ah ragazzi, stendo che più le mod una volta mi fa di spiega a mezzo e chi è stato scassato. Quindi cos'è che si fa? Vi insegno una roba che ve l'ho spiegata ancora, si ricarica il veicolo quando succede ste robe, vedete che belle mosse che fa, più o meno sa sistemare, bisogna che si riserà sa ben, ma anche no, vabbè. E niente, qua avevo incargato un po' di massa perché avevo sbusato le gomme, avevo ribaltato gli assali,
ma è finito anche il nostro tempo, ragazzi. Quindi, da sta piazzola, che è una delle piazzole più amate dell'Erlengrad per conto mio, spero di ritrovarla comunque anche sul 25. In verità, non so se vi farò la serie Trentin lì, ma può darsi che la vaga avanti in un secondo momento, non si sa. Diria che l'episodio comunque finisce qua. Per il discorso 25, ripeto e sintetizzo, vedremo. Si spera che abbia pochi bug, ovviamente, si spera che sia grosse novità. Vedere in strada facendo, sarà peggio che lui lo fissa, che lo fissa magari poco avanzato. Non so se mi capì e se condivide la mia posizione. Tanti è troppo critici secondo me, tanti magari troppo buonisti. Mi cerco di stare un po' una via di mezzo, perché vedo le cose buone, vedo ovviamente anche le cose negative, l'ho sempre dite. Sapete che sono trasparente su queste cose, dopo ovvio che sono ottimista, però vabbè. Vabbè, ragazzi, detto questo, che è un po' di amarezza anche comunque, perché la serie, ripeto, sta abbastanza per concludersi. Per concludersi che in realtà appunto manca ancora due episodi di cui cosa a me cosa far in entrambi. Qua volevo fare un po' di forestale appunto a livello... nella zona secondo me più bella, perché qua si potrebbe veramente creare strade. Una mappa troppo sottovalutata questa secondo me da molti. Comunque tant'è che l'è così. Ma vabbè, detto questo, cari miei ragazzi, ne vedrete e ne sentirete con altre news. Mi vi saluto e vi ringrazio, spero restare insomma sempre con me, sempre col nonno Nixo, a vivere insomma questa avventura de farming, bella o brutta che la sia o che la sarà, si spera bella. E basta, fate i bravi, che ne vedete presto insomma anche qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi.